Questo programma è offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia, WeWork, Sicurezza, Medicina del Lavoro, Verifiche Periodiche, Formazione, www.weWorkPoint.it. Amici del Rugito Neroverde, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata. La decima del format dedicato al mondo del Bitonto calcio. Questa sera parleremo ovviamente della, del pareggio maturato allo scadere tra Bitonto e Gladiator per 2 a 2. E nella seconda parte ci affacceremo alla prossima sfida dei Neroverdi che giocheranno sempre in casa al Città degli Olivi, ma senza pubblico contro il Francavilla. Lo faremo in compagnia alla mia sinistra di Peppe Chiara Dia. Buonasera, Peppe. Buonasera. Alla mia destra invece è tornato a trovarci Mario Romano, giornalista di Datasport. Ciao Mario, buonasera, grazie dell'invito. In collegamento, l'altro Mario, Mario Sicolo, direttore del giornale da Bitonto. Ciao Mario, un caro saluto a tutti quanti voi e a tutti gli amici neroverdi collegati dall'intero orbe terraqueo. Oggi più che mai rabugiati per la notizia che, tra l'altro, in apertura tu hai già dato. E vedremo perché. Assolutamente sì, ne parleremo nel corso di questa puntata, però è inevitabile partire da un piccolo commento, lo facciamo con Peppe, del pareggio maturato domenica scorsa, perché potremmo sembrare ripetitivi nel dire che il Bitonto viene penalizzato dagli episodi, ma anche domenica il Bitonto è stato penalizzato dagli episodi. Sembra che ci sia un'aura negativa su di noi, però bisogna ancora lavorare. E credere in quello che si fa, nel lavoro quotidiano che ogni volta il Mister ci propone e anche noi consapevoli della, consapevoli della nostra forza, perché alla fine io sono sicuro che ne verremo fuori. D domenica da, diciamo, dal 93, da passare dal paradiso, sei tornato un'altra volta all'inferno, perché anche per l'inerzia morale che ti poteva dare una vittoria del genere. Uh, dove eri costretto, eri costretto a vincere. Ci eravamo riusciti, tra virgolette, al 93esimo, dopo 10 secondi, è successo il patatrack. Mario Romano, dal paradiso all'inferno, il tutto in 30 secondi. Magari l'arbitro avrebbe potuto fischiare prima, però, magari un pizzico di concentrazione, in più in quei 30 secondi dopo il gol del 2-1, Claudio non si sa cosa. Purtroppo anche lo vediamo anche in serie. Nel, nel, in serie superiori, insomma, questi arbitraggi insomma, direi un po' strani, perché probabilmente sono anche. Insomma, vengono, non sono anche all'altezza di determinate sfide, vengono designati perché comunque Bitonto Gladiato è una partita insomma, molto importante per quanto riguarda insomma, la zona salvezza. Quindi non sappiamo cosa sia subentrato insomma, nei meccanismi del cervello di, del non ricordo insomma del. L'arbitro di, do, di, di, di domenica, probabilmente dopo il, il gol di Lo Savio, doveva, doveva solamente fischiare la, la fine della gara. E, insomma, come da regolamento, credo. Poi non so, si, si è inventato quest'altro quest minuto, credo un altro minuto e mezzo mm -hmm. supplementare. Che non, non... poi naturalmente eh, tu la stai là a festeggiare, insomma, certo, certo di aver eh, preso i tre punti, e poi ti ritrovi. Insomma. A commentare un pareggio insomma, dove, dove il meritava assolutamente di vincere la partita, dove avere 4-5 nitide palle gol per tu col portiere, in arrivare in superiorità, insomma, quindi um, una gara ben preparata da, come sempre da Mister Loseto e anche ben giocata. Onore anche al Gladiator che anche sul pareggio non si, non, anche il Gladiatore non si accontentava del pareggio al contenere, infatti alcune volte vedevi la, la loro difesa insomma, molto, molto alta e anche loro cercavano la vittoria peccato insomma perché sarebbe, sarebbe stato come diceva Peppe sicuramente una, per il morale e quindi anche, in, uh, anche gestire meglio con i tre punti la, il prossimo impegno delicato col Francavilla tra pochissimo vedremo il servizio della partita di domenica scorsa. Mario Sicolo, vengo da te: si deve parlare assolutamente di una beffa per un pareggio arrivato praticamente a tempo scaduto? Sì, eh, anche se tu stesso stavi sottolineando come probabilmente un pizzico di attenzione in più, forse bisognava essere un po' più smaliziati su quell'occasione, su quel calcio d'angolo finale dei campani, perché poi alla fine. Noi lo sappiamo, ne vediamo tante ogni domenica, no, Claudio. Tu le vedi anche in diretta, diciamo, live non soltanto da giornalista, ma anche da pedatore insigne, qual sei e oggettivamente basta anche soltanto un po' di furbizia per portare a casa un uh, risultato importante. Ma perché Bitonto non si può permettere di fare queste concessioni, non si può permettere il lusso di donare agli avversari punti così regalati perché. Oggettivamente siamo in piena bagarre, d'altronde ci aspetta uno scontro diretto che, fino a qualche domenica fa, non lo era nemmeno perché, addirittura, no, gli avversari, come poi vedremo, erano alle nostre spalle. Purtroppo, tutti quanti corrono. Questo ormai è passato sostanzialmente la prima parte, no, l'inizio, la parte iniziale del campionato, le fasi di studio ormai sono state oltrepassate, e adesso le squadre cominciano tutte quante ad avere una certa idea delle determinate. No, mete da raggiungere, ormai sanno quale sarà il loro campionato. Il Bitonto assolutamente non si può permettere di fare questi regali agli avversari. Eh, quindi è un peccato davvero perché effettivamente, come bene ricordavano gli ospiti in studio, come il Napoleone Manzoniano, si è passati ovviamente dall'altare alla polvere. Prima no, in un di rivieni di emozioni eh, che purtroppo hanno portato, poi, diciamo. Al traguardo che nessuno voleva tagliare, cioè il pareggio. Hai parlato di emozioni, allora noi le andiamo a rivivere tutte nel servizio proprio realizzato da te. Una battaglia trafelata e appassionante sopra un prato zuppo di pioggia che ha tenuto col fiato sospeso i presenti sugli spalti grigi del Città degli Ulivi, ben oltre il novantesimo minuto. Conclusasi, peraltro, con salomonico verdetto, qualche ombra e tanti rimpianti. Tutto questo e molto di più è stato Bitonto Gladiator. mister Valeriano Roseto presenta i suoi ardimentosi e tutti i protesi in avanti, con Petrarca fra i pali e le sue fide sentinelle Silletti, a tratti invalicabile, e Gomes. A centrocampo, bacchetta nel pugno di Clemente, affiancato da un Gred e dall'inesauribile Mariani. Il genio intermittente di Taurino a supporto di un magnanimo palazzo e figliolia. Sossio Grimaldi schiera i suoi gladiatori, Spavaldi con orazzo centrale difensivo e obicuo pure in attacco, Mele, Pietrolungo e Corigliano a cucire le trame, Messine e Tedesco a tradurle in occasioni propizie. 5 minuti e primo corner, sponda e mezza girata di orazzo sul fondo. Al dodicesimo angolo di Chiaradia e Stacca Silletti, cuoio sopra la traversa. Sinistro vellettario di Taurino dai 20 metri al quarto d'ora. Una deviazione fa impennare la sfera, testa di palazzo che esibila accanto al palo. Tre primi e cross teso dei Loris, Spizza Arguto Mariani, fuori di un soffio. Minuto 27. Torre di Figliolia, libera Taurino che calcia al destro dinanzi a Sommo. Poco prima della mezza, volè di Messina, centrale. Subito dopo, incornata di tedesco, frontale anch'essa. 60 secondi e Tempia di Gomes ad un millimetro dal legno. Minuto 42, lancio panoramico di Chiaradia, ponte di Figliolia e piedino di palazzo che sbuca fra difensore e portiere. Sventa di Cistifellea l'esterno sammaritano. Nell'extra time, Messina saetta verso la porta Bitontina. Petrarca abbandona i pali, svirgola il pallone e poi doma il destro fiacco del campano. Le emozioni si trasformano in fragorosi scoppi nella seconda frazione. Una manciata di secondi, 16 per la precisione, e bolide del fantasiste in miniatura, somma incerto, tocco di velluto di palazzo che insacca. Precipite contro gioco nero-verde al quarto, sempre il Dieff, Turlupina e il portiere becca Orazio sulla riga bianca. Al dodicesimo colpo chilometrico di Corigliano e Petrarca disinnesca una zolla canaglia. I nerazzurri si fiondano avanti con sprezzo del pericolo, i leoncelli si vedono schiudere praterie dinanzi agli occhi. Al ventiquattresimo, diagonale robusto di Caruso, ribatte Petrarca, tapin scivolato di Tedesco ed è pareggio. A cavallo della mezz'ora, due chance per i neoncelli. Destro piazzato di Clemente su invito di Palazzo, volo di Somma a smanacciare. Folgore di Tangorre e guantoni salvifici del gattesco goalkeeper napoletano. Al secondo di recupero, Peppe scodella da sinistra, impavido si tuffa Moscelli, il piattone di Losavio valica una selva di Garretti e si spegne in rete. Vantaggio dei padroni di casa. Neppure il tempo di gioire che gli avversari, presto, ma al di là del recupero concesso al signor Castellano di Michelino, impattano. Altra azione concitata, mischione omerico in area, artiglio di Orazzo. La spalla di Chiaradia rende imprendibile il pallone che fa scuotere la rete e purtroppo anche l'anima dei tifosi locali. Torniamo in studio, commentiamo appunto la partita, lo facciamo con Peppe. Abbiamo rivisto anche nelle lights un Bitonto che ha giocato bene, che ha creato tanto e che poteva, doveva chiuderla dopo il gol dell'1-0. Dovevamo perché comunque abbiamo avuto parecchie occasioni nitide dove tu fai il 2-0, magari hai messo in ghiaccio la partita. Così non è stato, uh, bisogna ancora, ancora pedalare e continuare a lavorare per uh, magari limare questi... Errori che puntualmente ogni domenica stiamo commettendo perché alla fine uh, parliamo anche di episodi sfavorevoli, ma magari dando il 100% non ti basta, devi superare quella soglia uh, e arrivare a portare dalla tua in questo momento che ora ti sta dicendo di no. Mario Romano, che dici? Manca un po' di cattiveria agonistica a questo bitonto? E anche un po' non solo anche un po' di attenzione perché eh, insomma attenzione difensiva perché ehm, il, dopo anche il gol di, di Cava su, su calcio d'angolo, su azione di calcio d'angolo, anche, anche il pareggio del, del gladiato è arrivato su una, insomma, su una disattenzione, ehm, chiamiamola così, difensiva. Quindi ehm, è un, un mix, quindi po um, squadra poco cinica, uh, poco cattiva, gioca però al contrario, cioè, gioca, gioca oggettivamente gioca bene. Eh, vediamo formazioni anche inferiori del, al, al, al bitonto, però insomma, probabilmente manca, manca un po' più di, di, di malizia e di esperienza mm, e secondo me in, uh, in fase di, di mercato ci, bisognerà per forza intervenire. Eh, ma giusto un paio, un, paio, un paio di tasselli per elevare un po' eh, l'esperienza di questa, di questa squadra, che è quello che, manca in, che, ma, che è venuto a mancare e sicuramente quei 3-4 punti eh, insomma, in più il Bitonto li meritava sicuramente. Mario Sicolo, il nostro Mario Romano ha detto una cosa importante: forse manca un po' di esperienza questa squadra. È un po' un paradosso nel senso che la squadra gioca bene, però non riesce a fare quei punti che la toglierebbero dalla zona playout. Anche secondo te eh, può essere importante il mercato di dicembre? Beh, sicuramente, Claudio, tanti di noi preferirebbero giocare in maniera orripilante. E portare a casa i tre punti ogni domenica, è ovvio. Però effettivamente il bitonto, ma è una scelta quasi diremmo filosofica da parte di Mister eh, Losetto, che l'ha detto sin dall'inizio: io me la giocherò contro tutti, non avrò problemi, avviso aperto. Anche perché giustamente diceva: se io poi mi trincerò tutto dietro, tutto in difesa, prima o poi, magari il golletto lo prendo e rischierei di vivere di rimpianti, no? Quindi è meglio giocarsela. E su questo noi tutti quanti. Siamo d'accordo ed effettivamente credo tranne un paio di gare il Bittonto ha sempre giocato bene e quando diciamo giocato bene significa, ripeto, sempre nel girone H di Serie D che sappiamo benissimo essere peggio della selva oscura di Dante. Eh, no, giocarla, avere sempre la possibilità di manovrare, di fare manovra, di creare occasioni anche in gran coppia come è successo domenica, è sempre un bel vedere ed è quasi una rarità, una eccezione all'interno di questo torneo. Sì, effettivamente in più di un'occasione eh, no, quando ci ritroviamo dopo il match a eh, eh, eseguire il rito, spesso e volentieri, quest'anno eh, triste e amaro della conferenza stampa post gara. Abbiamo chiesto eh, se, eh, domenica scorsa, per esempio, avevamo la possibilità di avere a, a sotto mano il direttore eh, Leonardo Rubini. Quindi abbiamo chiesto se per caso la società avesse intenzione di intervenire. Eh sì, probabilmente nel momento in cui tutti quanti eh, denunciamo la carenza di cinismo e di cattiveria agonistica, ovviamente, no, di una certa attenzione, stiamo praticamente dicendo che mancano elementi di esperienza. Che in realtà in squadra ci sarebbero, come dimostra l'eccelso ospite che abbiamo oggi, però probabilmente ce ne vorrebbe qualcuno in più perché, ripeto, in un girone come questo. Effettivamente, non è facile affrontare squadre che si presentano ovviamente con nomi e calciatori eh, più che scafati. Allora è chiaro che l'ideale sarebbe eh, puntellare ogni reparto. Tra l'altro, bene ha detto eh, il Mister Loseto: sì, probabilmente potremo intervenire, ma purché si prendano giocatori funzionali al progetto che ha come priorità quella di valorizzare i calciatori di proprietà del Bitonto, i, i giovani, gli juniores soprattutto del Bitonto, che poi in realtà non siano tutti, diciamo, di proprietà del Bitonto, e sembra quasi che il Bitonto debba, eh, come dire, dare spazio e minutaggio a giovani che forse appartengono a altre società, no, tipo il Monopoli, mi sta anche bene se sono, come hanno dimostrato in più di un'occasione, ragazzi di valore. Però uomini esperti accanto a loro, ripeto, uno per ogni reparto ci vorrebbero, anche perché poi di qui in avanti si farà sempre più aspra la disputa in campionato e sarà necessario anche avere dei ricambi. Non dimentichiamo che il Bitonto è andato in tilt quando ha perso Lucchese, ma non è per l'infortunio di un giocatore poi no, perdere la bussola, è necessario appunto che ci siano dei rincalzi di spessore, di valore, di caratura elevata per poter fronteggiare. Quello che si annuncia a tutti gli effetti. Un campionato durissimo per i Leoncelli. Andiamo a sentire proprio le parole di Valeriano Luseto nel post partita, poi le commentiamo insieme. Lottare anche contro qualcosa che non ti saresti mai aspettato, no? Perché tu fai gol al 48 un altro arbitro fischia alla fine sul rilancio davanti alla della squadra avversaria, invece ha concesso un ulteriore minuto abbondante e ha permesso. Non l'arbitro, ha dato la possibilità al Gladiator di crederci fino alla fine, e ci è, è riuscito eh, al 49 e 29 secondi. 49 e 29 secondi signori. Io ho fatto gol entro il 48, non c'era da recuperare nessun minuto di, eh, di recupero perché i festeggiamenti, tutto quello che volete, sono stati fatti dopo il 48 e quindi secondo me c'è stata anche un po' di malafede involontaria perché non penso che un altro venga qua e venga a fare il protagonista, però secondo me c'è stata malafede come volete chiamarla la chiamate, non puoi prendere gol anche su una nostra disattenzione perché in quel momento siamo stati evidentemente non concentrati come sempre siamo stati durante la partita e quindi stai a commentare un 2-2 a -2 che non potrai assolutamente digerire a breve, ma ci vorrà un po' di tempo per <coughs> fartelo. Ci volare addosso e ritornare a lavorare sicuramente quanto prima che è l'unica medicina che noi conosciamo per poter prepararci al meglio alla sfida di domenica prossima. Tranne il secondo tempo con il Brindisi, posso dire che abbiamo fatto delle grandi prestazioni, uh, poi abbiamo avuto, ahimè, parlano i, i, le immagini: uh, 3-4 gol su calcio piazzati, 2 con il uh, col Molfetta oltre il rigore, 1 uh, con la Cavese. Oggi abbiamo preso Col su Calcio Piazzato. Uh, io penso che questa sia una squadra forte che non merita di stare lì in classifica, uh, allenata bene, uh, non ci confrontiamo quotidianamente. Sarei il primo a fare autocritica come ho sempre fatto, uh, vedi, l'anno scorso. Uh, le occasioni cinismo e cattiveria, il cinismo te lo devi... Te lo devi anche andare a coltivare la cattiveria o ce l'hai o non ce l'hai, quella da fuori puoi, puoi coltivarla, ma non puoi trasformarla in, in una giornata. Siamo una squadra giovane e queste sono le, le conseguenze. Peppe, deluso, amareggiato. Mister Losito, però, non potrebbe essere altrimenti per come si era messa la partita, delusi tutti più che altro. Io. Vi devo dire la verità, non, non ci ho dormito tutta la notte perché, come ho detto prima, ti sembrava dal paradiso all'inferno, in, uh, perché poi ti fai mille domande e magari vuoi trovare de, uh, de risposte differenti da quello che è stato il verdetto del campo, perché mi chiedevo la forza e l'inerzia morale che ci avrebbe dato una partita venta così, dove tu sei arrivato, ripeto, come ho detto prima costretto a vincere, ci eravamo riusciti, 10 secondi sono bastati per ritornare nel baratro, e però e non ci dobbiamo abbattere, anzi continuare a lavorare per migliorare quella classifica e domenica giochiamo da capo in casa, un altro scontro diretto arrivi. arrivi. Di nuovo a dove sei costretto a vincere, che poi, tra l'altro, nel calcio, quando sei costretto a vincere, non è detto che ci riesci, perché comunque pure gli eh, anche gli avversari vorrebbero fare eh, qualcosa di importante anche per loro. Però, noi sappiamo ben chiaro l'obiettivo nostro. Sa siamo consapevoli di essere una squadra, una buona squadra che magari non merita di star lì, però e dobbiamo solo dimostrarlo sul campo e raggiungere questi tre punti che fino ad ora i di domenica non sono mai arrivati perché le uniche due vittorie le abbiamo conquistate col Matera e con la Putolana di lunedì e mercoledì ecco magari è la domenica che porta sfiga Mario Romano ci appelliamo a tutto <ride> sì. Beh, la domenica in questo periodo non è che sia un, un bel periodo, insomma, <ride> però è, sicuramente domenica arriverà una squadra, insomma, anch'essa affamata, affamata di punti e, e sarà una partita ancora più difficile di quella di, quella di, domenica, di domenica scorsa. E bisogna, bisogna, bisogna essere molto, molto attenti perché... Insomma, credo che non abbia anche Francavilla. Mi sa, l'unica che non ha, non ha ancora vinto insomma, in campionato. Mi sa, l'unica ehm. due vittorie Gravina e no, no, la Puteolana. Non hanno ancora vittorie. Quindi, insomma, però è sempre una brutta, una brutta, gatta da pelare con la classifica che si ritrova. Insomma. una squadra esperta della serie D per sì, 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 sono sì. più di vent'anni che nel, in serie D. Andrei adesso da, da Mario Sicolo per tornare un attimo sulla, sulla conferenza stampa. Eh, Mario, il direttore Rubini ha detto un'altra cosa importante: ha detto, oltre a prescindere da, da come sia andata la partita, a parte un tempo a Brindisi, il Bitonto ha sempre giocato bene e prende forse troppi gol da palle inattive. Beh, effettivamente, insomma, il direttore Rubini, avendo anche egli calcato i campi di calcio, Sa dare anche una sua lettura delle prestazioni dei Nero Verdi che si squadrano sotto i suoi occhi e non si può non essere d'accordo, indubbiamente noi siamo d'accordissimo perché effettivamente, l'abbiamo detto prima: i ragazzi giocano, fanno sempre manovra, fraseggi anche esteticamente apprezzabili. E il problema è che magari non riescono a concretizzare, e mi sta bene, no? Quindi magari gli episodi, maggiore attenzione su quelli che sono. Delle diciamo delle amnesie difensive perché poi eh, da che mondo è mondo non credo che esistano allenatori che in settimana provino a fare buchi in difesa per dire no? o a sbagliare le marcature o ad assopirsi durante un calcio d'angolo al 94esimo quindi è chiaro che si lavora tutti quanti per migliorare l'ensemble del bitonto calcio piuttosto io direi proprio in virtù di questa micro esperienza personale, o macro a seconda di chi appunto eh, vive quotidianamente il pallone anche eh, dilettantistico, io provai no, qualche settimana fa ad accendere la spia. Nel senso che, proprio in virtù di tutto quello che noi, noi finora abbiamo notato, se tu leggi tutto il campionato fin qui disputato, belle partite, belle prestazioni, magari qualche volta in vantaggio, poi si perde, poi si perde. E eh, siccome mi è capitato in passato di vedere altri campionati eh, molto similari a questo, io ho detto però più o meno sappiamo quale potrebbe essere no? uh, l'estremo traguardo, cui, il porto cui approderemo no? se continuiamo a navigare in questo modo. Senza che sia colpa di nessuno, probabilmente sì, manca quell'essere un po' più smaliziati, navigati, no? persino un po' canaglia se vogliamo, no? in questi campionati, per poter riuscire a tirare fuori la testa dalle sabbie mobili. Tutto qua. Prima di andare a parlare della prossima sfida del Bitonto, che lo ricordiamo giocherà in casa contro il Francavilla, vorrei aprire con tutti voi una parentesi proprio su Peppe Chiaradia, perché. Possiamo dire che sei uno tra i più esperti di questo bitonto? Sì, um, squadra giovane, io, Loris, Morillo, magari siamo i più esperti e magari in questo momento anche noi dobbiamo, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, e, però stiamo dando, come ho detto prima, tutto e quel tutto per il momento non sta bastando, è il momento magari di essere anche brutti magari prendere i tre punti con unghie e denti affinché magari facendo anche brutte prestazioni anche magari personali affinché si, si raggiunga quell'obiettivo perché sono troppe le partite dove ci diciamo che non meriti non meriti non meriti però puntualmente stai commentando un pareggio oppure una sconfitta. Tu hai sempre avuto un rapporto particolare con mister Loseto? E forse l'allenatore che ti ha dato più di qualunque altra persona nel mondo del calcio? Sì, sicuramente lui uh, mi ha dato tanto, io magari ho ricambiato, vediamo comunque, abbiamo gli stessi principi, uh, soprattutto umani, e anche una stessa visione in linea di massima uh, diciamo, di quello che deve essere uh, l'ambiente calcistico, di come si deve fare calcio. Sbagliato giusto che sia, perché ognuno di noi, anche qui, siamo in tre, magari ognuno di noi ha tre visioni differenti del calcio, però eh, in linea di massima eh, concordiamo con cui io eh, le, le sue, quello che propone lo accetti e lo condividi perché ho detto abbiamo una, una visione molto similare quindi eh, dagli anni di Gravina lui ha sempre creduto in me io ho sempre dato tutto ma come ho fatto con altri allenatori l'ho fatto anche con il mister e continuerò a farlo perché eh, devo dare ancora tanto è una passione che ti porti dentro quindi fino a quando c'è voglia, fame Devi dar tutto, che sia magari Lo Seto, che sia Muregno, che sia uh, Allegri di, di torno per dirtene. Com'è nata la trattativa col Bitonto? Tu, una maglia, una, una vita con la maglia del Gravina, quest'anno ti sei voluto rimettere in gioco. Vi devo svelare un aneddoto, uh, anche due anni fa eh, c'è stata non una trattativa perché noi. Uh, qui a Gravina, lì a Gravina uh, non eravamo messi bene in classifica, c'è stato l'anno del covid, fermi, non fermi, quindi appena è arrivato il mister qui lo seto due anni fa mi, mi chiamò e mi disse te la senti e io da capitano non me la sono sentita di diciamo, di abbandonare la barca perché non andava bene. Quest'anno è successo da capo dove il mister ha preso di nuovo, eh, la guida tecnica del Bitonto Calcio. E appena è arrivata la chiamata, non ho esitato un attimo perché era giusto in piena maturità calcistica, fare anche un'esperienza diversa da, quella che, da quello che è stato. Gravina. Mario Romano, che idea vi siete fatti di Peppe Chiaradia qui a Bitonto? Ah, un giocatore su cui poter contare. Sicuramente, ma era una volevo comunque fare una domanda a Peppe: ma il tuo ruolo naturale qual è? Cioè, tu sei cresciuto come come cioè, ti sei adattato a terzino ma non sei perché per come calci insomma ah, ci cioè come... Prima si giocava 4-4-2, ora sono, sono rare le squadre che giocano 4-4-2, sono cresciuto come centrocampista quarto di sinistra, poi eh, col passare del tempo anche a Gravina, anche col Mister ho fatto sia il terzo d'attacco oppure nell'altro 5-2 il quinto di sinistra, ora negli ultimi anni... Eh, l'anno scorso ho fatto un po' di tutto dal braccetto di sinistra al terzo di attacco destro sinistro, ho fatto un po' di tutto e comunque eh, mi reputo anche fortunato nell'applicarti in qualsiasi ruolo dove ti capiti, perché nella, sulla fascia sinistra li ho fatti tutti, da mezzala terzo d'attacco, quarto li ho fatti tutti, però diciamo la mia... Eh, sono nato come quarto centrocampista di sinistra ma comunque anche eh, insomma dalle sue re realizzazioni che non sono mai banali, insomma, sono sempre dei, dei, dei bei gol quando, insomma, eh, eh. quando <ride> calca, calca, insomma, timbri ogni, ogni stagione. Insomma, il più bel gol che hai fatto è quello di qui a forse assolutamente sì. Andrea adesso da Mario Sicolo, sempre parlando di, di Peppe, Mario perché. Un giocatore che dal punto di vista tattico può darti così tante soluzioni non può che essere un valore aggiunto in una rosa. Eh sì, ringrazio innanzitutto Chiara Dia che ha spiegato un po' come un uh, clinamen tutto calcistico e non tanto epicureo lo abbia portato a giocare no, come esterno sinistro basso oggi. Ma in realtà è chiaro che la sua duttilità il suo eclettismo tattico Forse per questo è molto caro a mister Loseto, consente appunto sia alla squadra di poter provare diverse soluzioni, no? diversi schemi anche durante lo stesso match, e sia allo stesso uh, Chiaradia no? di poter anche uh, fiondarsi in attacco, essere maggiormente propositivo. Anzi, secondo me, dovrebbe essere innescato molto più di quanto non venga finora invitato dai compagni ad inserirsi nelle azioni. Perché magari si svolgono più verso la destra che sulla sinistra. Io spesso e volentieri, per la tecnica no, sopraffina che riesce a mostra mostrare, a ostentare ogni domenica, lo apparento a proposito del ruolo e della fascia sulla quale quotidianamente, domenicalmente, ara con grande maestria. Lo apparento ovviamente a un altro grande esterno sinistro che ha avuto Bitonto nel recente passato, e cioè Nico Roselli che secondo me era davvero una bandiera un fuori classe, magari con eh, ecco, Chiaradia con un pizzico di raffinatezza in più e con meno eh, fe foga fegatosa agonistica però indubbiamente un, credo che insomma sia un paragone meritevole no? per, nei confronti di Chiaradia essere appunto avvicinato come tipus di giocatore a Nico Roselli ed è ovvio che insomma avere un giocatore così no? un Jolly che offre diverse soluzioni tattiche al mister non può che essere una benedizione allora andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno del girone H di Serie D, poi vedremo anche la classifica e poi chiuderemo parlando di Bitonto Francavilla. Bitonto che ricordiamo ha pareggiato 2-2 contro il Gladiator. Poi il pareggio anche tra Casarano e Puteolana per 1-1. Colpo del Molfetta sul campo proprio del Francavilla. Tra poco vedremo le immagini. Gravina 0-2 contro il Nardò, Gravina che ancora non riesce a vincere. L'avello 2-1 contro la Cavese 2-1 anche del Martina contro il Fasano, l'1-3 del Matteo. Sul campo della Nocerina perde il brindisi in casa contro il Barletta 1-2-1-2, anche tra Alfragolese e Team Altamura. Classifica che vede ancora il bitonto rilegato nelle ultime posizioni. Sopra ha eh, ah, proprio il Francavilla, sempre a 9 punti, così come i Bitontini sotto il Bitonto. C'è il Gravina a quota 7, chiude la graduatoria alla Putiolana a quota 6, davanti invece la Cavese guida la classifica nonostante la sconfitta contro il Lavello, quota 23 per la Cavese, 21 per Fasano, Nardò e Barletta. Adesso andiamo a vedere proprio la gara che il Francavilla ha disputato al Fittipaldi e che ha perso in casa contro il Molfetta. Continua l'ottimo momento di forma del Molfetta: il blitz di Francavilla e Insigni vale la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro uscite, ed una classifica che finalmente comincia a sorridere al collettivo di Renato Bartoli. Brutta battuta d'arresto invece per i ragazzi di Mister De Luca, che sbattono a più riprese contro l'ottimo Crispino e recriminano per un presunto calcio di rigore non concesso. Le formazioni. Bartoli conferma la difesa che ha prevalso sul Gravina, ma deve sopperire l'assenza di Manzo a centrocampo, con Romeo che vince il ballottaggio con l'altro Anders Alvemini. Senza Coratella il peso dell'attacco è sulle spalle di Tedesco con Vivacqua a supporto. De Luca deve fare i conti con la lunga lista di squalifiche. In difesa out di Ronza, Dopudi e Nicolao, a cui si aggiunge l'indisponibilità di Capitanolè. Primo momento saliente Taggato Francavilla. Punizione di Pizzutelli. L'ex Cordic anticipa l'uscita non perfetta di Crispino, ma mette fuori da due passi. Risposta ospite al settimo. Tedesco prende il tempo a pezzi, ma non c'entra il bersaglio grosso. Quindicesimo minuto. Lobianizze manda la sfera in avanti. Difesa sindica si alza con ritardo. Longo ne approfitta e con uno splendido lob di testa lascia di sasso Maiune, 1-0 molfetta. Il Francavilla accusa il colpo e rischia di capitolare pochi secondi più tardi. La sotterra di Lobianizze Pizzutelli sbaglia il disimpegno. Bivacqua se la ritrova lì, ma calcia le stelle da posizione invitante. È l'ultima emozione del primo tempo, con la ripresa che si apre con l'ingresso in campo di Palladino per l'infortunato Pezzi. Seconda frazione che fatica a carburare, ma al sessantesimo ghiotta chance per i padroni di casa. Marco Nato si libera e prova il tiro cross. Decisivo lo nella circostanza. Francavilla che continua a premere. Qui Gentile ci prova, ma deve fare i conti con l'ottimo Crispino. L'estremo difensore ospite è invece superlativo nel respingere con i piedi la conclusione ravvicinata di Esposito. Alla mezz'ora, episodio da Moviola in aria volfettese. Bivacqua tocca con un braccio in aria. L'arbitro fischia fallo in attacco tra le proteste dei Lucani. Francavilla nervoso, a farne le spese a Kordic che si fa espellere per le reiterate proteste, lasciando i suoi in dieci. Il Molfetta, d'altro canto, prova a chiuderla in contropiede. Su una di queste situazioni, Vivacqua fugge, rientra sul mancino e calcia, maglione e super nel deviare con la punta delle dita. L'ultimo disperato tentativo del Francavilla sta in questa conclusione di Gentile nel recupero: blocca Crispino, certificando l'1-0 finale e la prima vittoria esterna del ritrovato Molfetta. Domenica prossima gara interna contro il Forte Casarano per continuare la striscia positiva. Francavilla in piena zona playout ed atteso dallo scontro diretto in quel di Bitonto. Peppe, lo hai detto tu stesso prima, di questi scontri diretti non bisogna sottovalutarli perché così come il Bitonto vuole vincere anche il Francavilla vuole riscattarsi dopo una sconfitta che abbiamo visto come maturata. Sottovalutarli, eh, sottovalutarli non ce lo possiamo permettere assolutamente eh, o navighi in, in posizioni alte o ma anche diciamo come siamo noi in questo momento quindi ogni partita va presa con le giuste penze e con le antenne sempre a 3000 sempre concentrati perché poi la differenza eh, te la fa sempre la testa eh, se non sei collegato mentalmente anche le doti magari qualitativamente uno che è dotato qualitativamente con tecniche differenti magari rispetto ad altri, però se non è collegato mentalmente, anche essi rischia di fare brutte figure, quindi sappiamo che è un momento particolare dove non ci giochiamo tanto e uh, in questi casi non vedi l'ora che arrivi domenica per uh, invertire questo trend. Mario Romano, ah, volevo fare due considerazioni vero? anche rispetto all'ultimo turno, il fattore campo insomma, ormai è quasi, non esiste quasi più insomma, perché sono solamente due vittorie casalinghe, quella, quella del, del Martina e quella dell'Avello contro, contro la Cavese. Per, appunto, per avere un campionato veramente, veramente equilibrato, equilibrato anche verso, verso il basso. È, è strano vedere formazioni come Francavilla, come la Nocerina, appunto, come il Bitonto, insomma, a trovarsi in, in queste... In queste, in queste situazioni qua insomma di, di, di classifica quindi un campionato che sicuramente da dicembre con l'apertura del mercato insomma darà insomma, la, la, giusta, la giusta strada sia dal punto di vista della, della parte, parte alta che della, insomma, della zona, zona bassa insomma uno scontro salvezza che sarà giocato ahimè senza pubblico eh, non so insomma, le dinamiche insomma, come, sia, come sia andata insomma, sta, questa, come sia stata presa questa, questa, decisione, questa, questa decisione, però, insomma, sicuramente eh, il Bitonto ha bisogno del pubblico: i calciatori hanno bisogno del, del pubblico. E, e questo veramente eh, può essere è sicuramente il dodicesimo uomo in campo. Anche quei 100 spettatori è sempre qualcosa di in, in più insomma, per, per, per i ragazzi che comunque eh, domenica si ritroveranno soli contro, contro, contro l'avversario e in, sicuramente non ci, se, se senza pubblico le partite non, non, secondo me non, non hanno senso neanche di, di essere, essere giocate. Poi, naturalmente, sicuramente, sicuramente è un problema, da, un problema grave, insomma, specialmente per, per la situazione ambientale e del, di classifica che uh, purtroppo in questo momento non, non, non ci sorride, e quindi uh, c'è bisogno del, del pubblico, e quindi bisogna trovare sicuramente un'alternativa un a questa a questa situazione per, eh, insomma, perché il dodicesimo uomo in campo è fondamentale Peppe, a prescindere dalle ragioni che hanno portato a questa decisione è assolutamente un peccato disputare questa partita senza il pubblico di casa Sì, perché comunque il pubblico è sempre quel fattore in più che magari anche a te giocatore ti fa dare qualcosa in più e come diceva Uh, Mario, Mario pf, eh, i 100, i 150 quelli che siano ti danno comunque quella spinta e si fanno sentire eh, il calcio della gente eh, ricordo gli anni del Covid dove si giocava senza pubblico eh, è brutto perché anche tu tuo giocatore sembra amichevole in eh, una partita di giovedì in settimana eh, dove ti alleni. Però eh, noi sappiamo il valore della partita che non è amichevole assolutamente. Quindi lotteremo come se ci fosse il pubblico. E sicuramente gli equilibri. Insomma, le dinamiche della gara insomma, sono, sono particolari senza, senza, senza pubblico. Quindi, insomma, è da. È da e da rivedere insomma, questa, questa, questa decisione sicuramente. Sicuramente una situazione che andrà aggiustata nel corso del tempo. Lo leggiamo velocemente, il comunicato che è stato emesso dal Bitonto Calcio. Si tratta di una decisione dolorosa e sofferta che il Bitonto Calcio assume a fronte delle numerose oggettive problematiche incontrate nell'organizzazione delle gare casalinghe nel corso dell'attuale stagione: dalla limitazione da parte degli uffici di Palazzo Gentile, sede del comune di Bitonto, che ha fissato solo in 200 i posti disponibili nell'intero impianto di Via Megra a causa delle ataviche, questioni di omologazione ed agibilità della struttura, passando per la diffida subita dalla società Nero Verde e dal suo presidente Orlino da parte degli organi del commissariato di pubblica sicurezza di Bitonto dopo la gara Bitonto-Nardò non da meno inoltre gli ultimi accadimenti come l'inevitabile delusione per la scarsa affluenza verificatasi in occasione della gara Bitonto-Gladiator di domenica scorsa 13 novembre con soli 126 tagliandi venduti sui 200 disponibili e la multa di 2000 euro con diffida allo stadio combinata dal giudice sportivo Mario Sicola. a te i commenti poi chiudiamo Beh, io in questo momento non vorrei essere nei panni della società perché è bene che eh, i tifosi, che ripeto, sono la vera parte lesa in questo momento, la società lo è già da qualche anno, ma i tifosi lo sono soprattutto in questo momento, oltre che negli ultimi mesi. Davvero, ecco, giustamente dicevano gli ospiti in studio che il calcio senza tifosi, senza il sostegno dei supporter sugli spalti, diventa un qualcosa in vitro, no? Asettico, una finzione, una simulazione. Qualcosa che non ha molto senso. E non vorrei essere nei panni, ma i tifosi devono sapere, devono avere ben fisso questo, ben chiaro questo concetto, che sicuramente la società non prende delle decisioni autolesionistiche, la società non può andare contro i propri interessi, su questo non ci piove. Ci sono delle situazioni oggettive che credo siano ben elencate all'interno del comunicato stampa e purtroppo sono ineludibili. E peraltro non dimentichiamo che. Tutti quanti sospiriamo l'inizio dei lavori di adeguamento e di strutturazione della struttura di Via e Prima o poi questa situazione ci sarà, anche indipendentemente dal, dalla limitazione dei 200 posti, 150, 170, che sono numeri risibili peraltro. Ed è vero che probabilmente, ma si, allora, è chiaro che ci sono delle regole, delle leggi da rispettare, tutti quanti noi dobbiamo farlo necessariamente in quanto cittadini, per forza. Però è anche vero, io riflettevo su questo, che quando mi è capitato di andare in trasferta, per esempio, ho visto le forze dell'ordine essere un po' lasche no? nel farle rispettare, cosa che invece correttamente e giustamente succede a Bitonto. Ma fossimo, che so, a, in Sud-Tirolo, capirei no? che tutto effettivamente rispetta le regole, ogni singolo elemento di questa città. Rispetta le regole, quindi ci sono uh, le buste dei rifiuti correttamente apposte nei mastelli, gente che gira sugli scooter con i caschi. Rispettano ogni regola del codice stradale. Non ci sono furti in casa, non ci sono scippi e addirittura nemmeno spacciano nelle strade del centro storico. Se ci fosse, se io vivessi a Basilea in una città così, probabilmente sarei ben lieto di vedere le forze dell'ordine che fanno giustamente, sacrosantamente il loro dovere anche allo stadio. Purtroppo anche perché anche questo viene sottolineato all'interno del comunicato stampa della società, e quindi purtroppo è un'ennesima situazione dolorosa forse nell'unico campionato di questi ultimi anni in cui era fondamentale avere il sostegno del pubblico Ragionamento che non fa una piega il tuo Noi siamo in chiusura Ringraziamo Peppe Chiaradia per essere stato qui questa sera In bocca al lupo per domenica Grazie, grazie a voi per l'invito Grazie a Mario Romano, con te ci rivediamo presto Grazie, buonasera a tutti E grazie a Mario Sicolo, ciao Mario Grazie, un abbraccio a tutti Noi ci rivediamo con voi con una prossima puntata di Rugito Nero Verde Giovedì prossimo, l'augurio di una buona serata, grazie Questo programma è stato offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia. WeWork Sicurezza, Medicina del Lavoro, Verifiche Periodiche, Formazione. www.weworkpoint.it